venuto a onorarci della sua presenza. Ma è vero? Tu sei il re? Dici sul serio? Come ho fatto a non accorgermene? Questa non è un'accoglienza degna di un re! Fermati! Aspetta! Non è possibile che arrivi un re e non ci sia un comitato di benvenuto ad accoglierlo! Vostra maestà, forza, salite! E per favore, ripetete il vostro arrivo! Il nostro amico orso! Permettetemi di accompagnarvi alla sua umile dimora! Ha! Vostra maestà, purtroppo non ho una lettiga per evitare che i vostri regali piedi si stanchino! Vostra maestà, un re non deve piegarsi a raccogliere bacche! Non è degno di un re! Per niente, no! Ma non è degno di un re fare una cosa del genere, maestà! Insomma, perché continuate a fare cose che non sono degne di un re? Di un re strofinare il proprio naso con quello di un orso. Vostra maestà, i re non dovrebbero lavare i piatti sporchi e tantomeno rimettere a posto i libri. Maestà, perché non ascoltate quello che vi dico? Oh, questo re è davvero testardo. Un re deve avere un comportamento regale. Non può andare a pescare rischiando di essere punto dalle zanzare. Decreto reale. Io, Re Leone III, sono in vacanza e decido di assegnare temporaneamente i miei poteri alla regina Marianna Centunesima. È per me, sono la regina. Oh, non devo perdere tempo, ho un regno da governare. Sua maestà, Re Leone III mi ha fatto diventare la sua nuova regina preferita! Una regina usare i suoi regali piedi per camminare. Voglio una regina mobile. La voglio immediatamente. Hai usato colpire la tua regina! Ah! Allora ti lodo per il tuo servizio alla mia maestà! Portatemi a palazzo! Avere una casa così piccola. Ascoltate tutti voi! Dovete costruire subito il mio palazzo! Oh!
Vedete che sapete farlo quando mi obbedite? Adesso i preparativi per una festa degna di una regina. E costruitemi anche voliere, fontane e giardini. Io intanto vado a controllare se tutto all'altezza degli standard reali. Yuhuu! Questo sì che è un letto reale! Mi piace moltissimo! Le persone che sto governando non sono poi così male. Oh! Anche questo tram è assolutamente regale! Questi ritratti mi piacciono molto! Davvero una grande arte! Ciò che è buono per la regina è buono per il suo popolo! Oh, sono così regalmente maestosa, così magnificamente imperiale! Oh, siamo pronti per il pasto reale! Ah. Oh. Ehi! Che cosa state facendo? Insomma, dovete aspettare che mangi prima io! Sono la vostra regina, ricordate? Oh? Oh! Riuscivo a trovare la strada. Oh, posso vedere che cosa leggi? Ehi! Bene, bene. Da dove si comincia per fare una magia? Ah! Ho trovato! Qui c'è tutto quello che mi serve! Orso! Guarda! Ora faccio una magia! Ah-ha! Abracadabra, tra-la-la! Abracadabra, tra-la-la! Ha ha ha!
voglio avere il mio nasino. Oh. Ah! Dai, orso, entra! Abracadabra, tralalla! Evviva, ce l'ho fatta! Abracadabra, tralalla! Orso! Questa volta l'ho combinata grossa. Ah!
più bella delle fate. Oh! Chissà che cosa combinano gli altri.
racconti di Masha. Avete occupato tutto lo spazio! Ora il piccolino non ha un posto per sedersi! Solo perché siete più grandi non potete fare i prepotenti! Forse è il caso che vi racconti la fiaba del gigante di Pollicino. Pollicino. C'era una volta in un paese lontano una famiglia che aveva 3 figli. Il più grande era un giovane muscoloso, il secondo era robusto come una botte, mentre quello più piccolo era minuscolo. I 2 fratelli erano molto prepotenti con il più piccolo. Lo prendevano in giro chiamandolo Pollicino e gli dicevano: tra la la, tra la le, è più grande una mosca di te. Un giorno i 2 fratelli maggiori uscirono per andare a tagliare la legna nel bosco e lasciarono a casa il fratellino. Ma Pollicino, che era molto intelligente, seguì i fratelli seminando sassolini lungo il cammino per essere sicuro di non perdersi. Quando i 2 fratelli cercarono di tornare a casa, scoprirono di essersi persi e iniziarono a piagnucolare. Allora saltò fuori Pollicino e disse: smettetela di piangere e seguitemi! E riportò i fratelli a casa. Quando la legna finì, i fratelli maggiori tornarono di nuovo nel bosco. Pollicino li seguì anche stavolta, portando però un pezzo di pane. Lasciò cadere dietro di sé delle molliche, ma gli uccellini le mangiarono tutte. Povero Pollicino, ora anche lui non sapeva più trovare la strada di casa. Raggiunse i suoi fratelli che intanto facevano un picnic nel prato. All'improvviso qualcosa si mosse tra i cespugli. I suoi fratelli si spaventarono e si arrampicarono su un albero. Ma Pollicino disse: è solo un gatto, siete dei fifoni! L'animale uscì fuori dai cespugli e parlò, proprio come un essere umano. Io sono un gatto fuori dal comune, sono il gatto con gli stivali. Era buffo vestito in quel modo, aveva perfino il cappello con una piuma. I 2 fratelli scesero dall'albero e gli chiesero di mostrargli la via di casa. Ma il gatto gli disse: non ho tempo, devo risolvere una faccenda importante con un orco. Poi aggiunse che l'avrebbe fatto dopo aver sistemato quella faccenda. I fratelli maggiori si misero di nuovo a piangere e il gatto, convinto da Pollicino, disse: venite al castello, passeremo lì la notte. Così si diressero tutti al castello dell'orco. La porta era aperta ed entrarono in una grande sala da pranzo. Seduto a tavola c'era un orco spaventoso. Quando l'orco vide i 3 fratelli con il gatto, disse a gran voce: bene, ecco i 4 gustosi manicaretti che mangerò stasera a cena! E si leccò i baffi. Pollicino, che era un bambino davvero intelligente, capì immediatamente che erano andati a finire nel castello di un cattivo. Era terribile! Il gatto fece l'occhiolino a Pollicino e disse al gigante: lo so, signor orco gigante, lei non è per nulla ospitale! Ha sentito che ogni orco che si rispetti cambia forma per sorprendere i suoi ospiti! Scommetto che lei non è capace di farlo. Il gigante rise e subito dopo, boom, si trasformò in un enorme leone. I fratelli maggiori si nascosero sotto il tavolo terrorizzati, mentre il gatto con gli stivali non si scompose affatto e disse al leone: è facile per un orco trasformarsi in un leone, ma scommetto che non sa trasformarsi in un topolino. L'orco ci pensò un attimo e poi boom! Si trasformò in un piccolo e indifeso topolino grigio. Il gatto si gettò così velocemente all'inseguimento del topo che perse i suoi stivali. Il cappello rovesciò tutto quello che c'era sul tavolo. Il topo si nascose squittando dentro una giara. Pollicino, che sapeva sempre che cosa fare, chiuse la giara con il tappo, intrappolando l'orco cattivo lì dentro. Tirarono tutti un sospiro di sollievo. Il gatto indossò di nuovo i suoi stivali e il cappello e disse ai fratelli maggiori: andate pure a letto, è tardi e siete stanchi. Era da sciocchi restare tutta la notte sotto al tavolo. Il gatto mostrò a Pollicino la strada per tornare a casa e poi anche loro andarono a letto. La mattina dopo, i fratelli tornarono finalmente a casa, guidati dal loro fratellino. Da quel giorno in poi nessuno trattò più male Pollicino. Quindi ricordatevi sempre questa storia. Anche se voi siete più grandi, non dovete essere prepotenti con i più piccoli, perché potreste incontrare anche voi un pollicino intelligente e coraggioso, in grado di intrappolare anche il più cattivo e spaventoso orco gigante.
È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato a dama. Adesso ho fame. Oh.
ancora. Ma non c'è nient'altro? Oh, ho combinato davvero un bel pasticcio. Ma perché lasciate sempre tutto in disordine? Adesso devo ripulire un'altra volta. Insomma, è così che mi ricompensate, come la povera piccola Vraceska. Oh, un momento, voi non sapete chi è? Ora ve lo racconto io. C'era una volta la piccola Vraceska. Si svegliava tutte le mattine all'alba e iniziava subito a lavorare. Lavava, stirava e puliva, perché aveva una matrigna cattiva che le faceva fare di tutto. La matrigna aveva due figlie che se ne stavano sempre vicino alla stufa a mangiare dolci. La povera piccola doveva spazzare il pavimento, raccogliere la legna per la stufa e portare anche la mucca pezzata al pascolo. E come se non bastasse, la poverina non riceveva nulla in cambio del lavoro. Non le davano nemmeno da mangiare, anche se sgobbava tutto il giorno. Una mattina la matrigna cattiva le diede 3 sacchi di lana per fare dei maglioni. La mucca pezzata prese a cuore la piccola Vraceska e mentre filava le disse: sta a sentire, ti voglio aiutare. Entra in una delle mie orecchie. E quando uscirai dall'altra, il tuo lavoro sarà fatto. Suonò il campanaccio e tutto andò come aveva predetto. Oh, la matrigna era furiosa, non credeva ai suoi occhi. Il giorno dopo le ordinò di fare un lavoro ancora più difficile. Prendi questo piccolo pezzo di stoffa e confezionami su misura un bel abito entro stasera. E ricavaci anche 2 vestiti per le mie figlie. Vraceska guardò il minuscolo pezzo di stoffa sconsolata. E come se non bastasse, la matrigna rincarò la dose. Anzi, ancora meglio! Deve ricavarne 7 vestiti! Lo farò. Farò come mi chiede, disse la poverina. La matrigna cattiva mandò le sue 2 figlie per cercare di scoprire chi avrebbe aiutato la piccola Vraceska. Era una giornata calda e le figlie sdraiate sull'erba si crogiolavano al sole. Così chiusero gli occhi e si addormentarono, mentre la poverina cantava loro una ninna nanna. Ma poi accadde un disastro. La matrigna cattiva non voleva aspettare fino a sera e andò a spiare la piccola Vraceska. Fu così che scoprì che era la mucca pezzata che la aiutava. La matrigna cattiva si infuriò e le disse: porta immediatamente questa mucca pezzata traditrice nel bosco e dalla in pasto ai lupi! La povera piccola Vraceska cominciò a piangere, ma non poteva fare nulla. Così prese la mucca pezzata e la portò nel bosco per darla in pasto ai lupi. Cammina, cammina, non riuscirono a trovare nessun lupo. Trovarono invece un bel palazzo. Ma era vuoto, c'erano ragnatele in ogni angolo, spazzature sul pavimento, piatti sporchi sui tavoli. La piccola Vraceska legò la mucca pezzata alla porta e iniziò a pulire tutto. Quando finì le pulizie, era così stanca che pensò di riposarsi un pochino e invece si addormentò profondamente. Nel frattempo, 7 piccoli nani tornarono a casa. Erano 7 cavalieri dalle armature scintillanti. Poi arrivò il loro capo, il principe azzurro, che stupito chiese: chi ha fatto entrare la mucca qui dentro? Non ne abbiamo idea, dissero i 7 nani dalle armature scintillanti. Il principe azzurro chiese di nuovo: sapete almeno dirmi chi ha ripulito il nostro palazzo? Non ne abbiamo idea, dissero i 7 nani dalle armature scintillanti. E si può sapere chi ha lavato e asciugato i piatti? Non ne abbiamo idea! Solo allora il principe azzurro vide la povera piccola Vraceska e chiese: e sapete almeno chi è questa bella addormentata? I nani dalle armature scintillanti risposero: è lei che ha lavato tutti i nostri piatti sporchi! Ed è lei che ha pulito il palazzo! E ha fatto entrare la mucca! Il principe azzurro sembrava molto sorpreso e disse: allora vorrà dire che per premiarla io le darò un bel bacio! Beh, ovviamente non alla mucca, ma alla bella addormentata. Il principe azzurro baciò la povera piccola Vraceska e lei si svegliò come per incanto immediatamente.
vide il principe azzurro e si innamorò di lui a prima vista. E poi si sposarono e vissero tutti felici e contenti. La morale è questa: se non vi spaventa lavorare sodo e pulire sempre la casa in cui vivete, allora molto probabilmente anche voi sarete felici e contenti. Quell'albero. Che ne dici di quest'altro? L'albero, l'albero! Vola già, Babbo Natale, con i suoi doni da portare. Non possiamo più aspettare, c'è qualcosa anche per te. Scoiattolo. Ispira,
Ora espira. Inspira. Ora so cos'hai. Ti serve. Oh! Ti serve un po' di riposo! Natale si avvicina dolcemente. Faccio io, Danny! Canteremo allegramente. Che bella festa che sarà. Tutti insieme con gli amici. Tutti a tavola sediamo. L'un con l'altro ci auguriamo. Gioia e serenità. Buon Natale! Canteremo allegramente. Che gran festa che sarà. Ai 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 ai. Bisogna aiutare quest'albero. Ecco 3, fatto. 2, 1, accendi l'albero! Evviva! Buon Natale, Masha! Buon Natale! Forza regali a tutti! Subito trovare un regalo. Ciao Orso, buon compleanno. Non dimenticarlo, mi raccomando. E non dimenticarti di farmi il regalo. Beh, se lo dimentichi, tranquillo, te lo ricorderò io. Sei svegliato! So che non hai dimenticato il mio compleanno!
Ecco, tieni. Questa è la lista dei miei regali. Mi raccomando, non dimenticarlo. Lentamente scorre il tempo, sono che lo passi mai. Quando aspetti il compleanno e la torta che mangerai, che pazienza che ci vuoi, non ti resta che cantare. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a me. Poco tempo che ha ragione a non correre di più, non perdiamo l'occasione per fare anche tu. Tanti dolci e bei regali, un coro per cantare. Tanti auguri. Non l'avete dimenticato? Ve lo ricordate tutti, vero? Domani è il giorno del mio compleanno! Di festeggiare e andare ad aprire tutti i miei regali. Ma dove sono finiti? Si sono dimenticati per caso? Ma certo, mi aspettano tutti a casa di Orso per festeggiare. Eccomi qui! Ma non possono averlo dimenticato! Ehi ragazzi! Voi non l'avete dimenticato, vero? Come hanno potuto dimenticare un giorno così importante? Non riesco a crederci! C'è nessuno qui che lo ricordi! Questo compleanno è il più brutto che abbia mai visto! Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a me. Ma la cosa più importante è stare in allegria, fare auguri e festeggiare, divertirsi in compagnia, gioca, ridi, scherzi e balla, canta i cori insieme a noi. Tanti auguri. Non l'avete dimenticato! Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a noi. Tanti auguri a te, tanti auguri. Mm-hmm.
diventerò famosa come Van Gogh. Oh! Orso! Ti sembra di conoscerlo? Che c'è? Non ti riconosci? Vediamo, cos'altro posso dipingere nel mio capolavoro? Dipingerò te, dipingerò te, dipingerò te, dipingerò te, dipingerò te! Ah-ha! Fermi, fermi, non scappate! Oh, andiamo, voglio farvi solo un ritratto, tutto qui! Un ritratto! Sì, anche tu unisciti a loro! Più vicini, più vicini! Io sono un artista, una celebrità. Io dipingo i sogni, coloro la realtà. Con il mio pennello vi descriverò e questo bel ritratto vi regalerò. La mia tela sarà un grande arcobaleno e sarà la fantasia guidare la mia mano. Troverò sempre dentro al cuore. Verde, giallo e rosso, viola, bianco e blu. Un mondo da dipingere, provaci anche tu. Prova il tuo talento, le tue qualità. Lascia la tua impronta per sempre. Bello! Orso! Che te ne pare del mio quadro pieno di colori? Ah! Mi sono dimenticata di colorare anche te! Aspetta, 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 aspetta! Coloratelo per Benino, ragazzi! Orso! Non ti sei ancora addormentato? Oh! Che giornata! Tutti dormono o si stanno per addormentare? Non credi che dovrei addormentarmi anch'io? Lo sai, io divento buonissima quando mi addormento nel mio lettino! Dormi, dormi, nessuno ti disturberà! Dormi, sogna, pace e tranquillità! Orso! Orso! Sono andata a letto, ma non ho lavato i denti!
Orso, mi dai un po' d'acqua, per favore? Ecco fatto, adesso posso addormentarmi. Per Dindirindina, e ora cosa succede? Scusa, ma non è colpa mia. Questo cuscino è troppo sottile. È troppo sottile e anche pieno di bozzi. Orso, sto morendo di freddo. Questa coperta è leggera e non mi tiene caldo. Che posso farci? Il materasso è troppo duro. Ne metti un altro? Perché hai spento? Guardavo i cartoni. Vuoi dormire fino a primavera? Va bene, come vuoi tu. Sì, però adesso... come faccio ad addormentarmi? Perché non mi insegni? Fammi vedere come ti addormenti e ti copio. Ecco, è proprio quello che intendevo. Adesso so come ci si addormenta. Questo è un metodo perfetto, un metodo scientifico e sicuro. Una pecora... un'altra pecora e ancora una e ancora un'altra. Perché non mettiamo i numeri alle pecore? Sarebbe più facile. Io le ho contate, ma non mi ricordo quante sono. Evviva! Orso! Le pecore possono essere di colore diverso. Evviva! Dormi, dormi, dormi tu. Sogna, sogna il cielo blu, mentre il lupo allerta sta e a svegliarti proverà. Tutta notte proverà, tutta notte ballerà. Ninna nanna ninna, bye bye, bye bye, al ritmo della musica. Bye bye, bye bye, dormi, sogna, dormi dai. Dolci sogni tu farai. Dormi, dormi, dormi tu. Sogna, sogna il cielo blu, mentre il lupo sveglierà tutta quanta la città. Ballano intorno a me il lupo con le pecore. Ninna, nanna, ninna, bye bye, bye bye, cresce questa musica. Bye bye, bye bye, ninna, nanna, ninna, qui nessuno dormirà. Scatenati se vuoi. Ninna nanna ninna, qui nessuno dormirà. Balla balla insieme a noi. Escatenati, escatenati, escatenati se vuoi. Orso, con tutti questi numeri non ci capisco più niente. Bye.
Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!